Urbe, Trafficus, Caciara, Popolo Negozio, Scippus. Augustus erat Gallia divisa in parte stress, Poppi Poppi pulcherrima dea, lei era la dea Pompea. Traffico, sfighe, armi, lettiche, notti, sprave e barbare. Ave Cleopatra, quo vadis you? Hello Benur, hello Benur. SPQR toga, SPQR body, SPQR toga, non ti imperiali. Rappus, l'impero adesso vuole solo Rappus, col cellulare in biga tutto Rappus, madrone in minigonna fanno Rappus, si balla coi calzari questo Rappus, su radio marmo 100 miglia Rappus, e l'uomo ragno mitico fa Rappus, l'imperatore schiavo del suo Rappus, Rappus! SPQR toga, SPQR body, SPQR toga, poppi, 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 poppi. Io vorrei quantomeno la restituzione dei regali che quella ingrata s'è presa. Ecco. Beh, certo, ovviamente, capisco. La materia è difficile. Oggigiorno a Roma nessuno ti restituisce più niente, figuriamoci i regali. Ma lei, scusi, a che titolo glieli ha fatti? Ma come a che titolo? Avvocato, mi fa specie di lei, che passa oltre che da principe del foro pure da uomo de mondo. Troppo buono! Io ho fatto regali e quant'altro potessi elargire, perché volevo che la signorina in questione diventasse una devota quanto appassionata amante mia. Ah, beh, com'è andata? Com'è andata? Niente. Quella si è presa tutto e non mi ha dato niente. Classica imbiancata. A lei la ragazza ha chiarito l'antico concetto del do ut des? Io non ci ho mai parlato. Ma come sarebbe a dire? Vede, avvocato, ci sono dei problemi. Ecco, io non sono quello che si dice, insomma, un bell'uomo, ecco. Beh, questo si vede, mi perdoni, Ah, si vede? Beh, comunque, il problema peggiore è che io sono timido. Ma timido, timido, timido. A tal punto che mi vergogna a guardarmi riflesso nell'acqua di uno stagno o puramente in un metallo riflettente, ecco. Indi per cui la signorina in questione ignora la sua esistenza. Eh sì, in pratica è proprio così. E io come faccio a chiedere regali indietro se quella non sa nemmeno chi è il regalatore? Beh, questo però potrebbe essere il giusto modo affinché io possa conoscerla. Caro Creonte, lei ha sbagliato un indirizzo. A lei gli c'è un avvocato, gli c'è una ruffiana. Dice, eh? Dico, ridico e confermo. Avvocato, sono tornata e sono pronta per andare a cena. Pure troppo pronta. Divino, io liquido il signore. Signore? Signore? Oh! È meno male che era timido. Ah sì, ho guardato. Però solo quando la signorina era di spalle. Peggio. Peggio. Beh, ma io non ce la faccio a resistere frontalmente allo sguardo. Ci provi. Comunque insegno di buona creanza. Come sta? Donna Augusta, una regina mi farebbe, una regina che bella. Grazie. Piuttosto io non mi sento tanto a mio agio. E poi mi sarei voluta pettinare come Alessi e con Gettina. Ma queste sono giovani, se lo possono permettere. Chissà come ha reagirato Donno. E come deve reagire? Dirà che questi capelli così acconciati sono degni di femmine cortigiane. Ah, oh, ma come si permette? Ma pensi per sua figlia. Alessia ha una classe innata che gli viene dalla nascita, come la madre. Come stiamo? Ecco, guarda, tu burini ripuliti. Luca. Fio mio, ma che te sei messo? Pari un nano. Ma che è qua con una senatoriale? Ma manco tuo padre se la può permettere. La serata è speciale. E non voglio essere da meno del giudice Seneca. Au. Beh, siete pronte? Seneca ci tiene la puntualità. Noi da mo che siamo pronti. Te piuttosto. Ah, io a cambiarmi ci metto un attimo. Signore. Come stai bene, Poppea? Mo siamo pettinate uguali. Perché noi andammo da Benicio e lui ci disse: vi faccio come Poppea. Invece a me, a Donna Rosalia niente, ci disse: con me. Con me. Mo ci vuole ben altro che il parrucchiere. Che fai, cominci con le punture? Mamma, punzecchiature, non punture. Non replicà, chi ha capito ha capito. Sono arrivati l'orsi. E meno male che
che era strano io che ha corona. Concetta, come te pettenaste, eh? Mi sembra una femmina cortigiana. Pianino con i paragoni. Era meglio che vi facevate pettinare pelliccio, con tutto il rispetto. Siete voi a sembrare due donnacce, signori Pitagora. Il pelo ricopre l'uomo virtuoso per nobiltà e coraggio. Per coraggio te mette, sai. No, coraggio venatorio, questi ce lo fai di caccia, sano. Ma quando c'è da dannati a caccia? Tiè, ecco quest'altro. Ma come te sei combinato? È roba siro babilonese. L'ultimo grido. Agu, te non puoi capire, sei provinciale. Oggi i romani che contano si mettono le vesti dell'impero. Se no, che l'avevano messi sotto a fa tutti sti popoli? E mascheracci. Io mi chiedo se dal giudice Seneca ci fanno entrare. Iside! Sei pronta che ci devi fare da battistrada? Sì, sono pronta, sì. Ma ditelo voi ai cavalli di andare piano, eh? Perché sarò pure schiava, ma cammino come tutti. Mo da quando uno ci porta la segretaria alla festa? L'ha invitata Seneca in persona. Qui si sta rivolta al mondo. Dimmela a me, ma l'ha invitata, che potevo fare? Au. Signor giudice, ma questa ragazza c'è un bel suolo attuale, eh? Ma che cos'è, preda di guerra? È un gentile omaggio che mi fece il console Estrazione. Dei condottieri romani lui è il più valoroso, ma anche il più spietato. Non fare modesto, Estrazione. Tutti sono a conoscenza della tua ferocia, fuori e dentro l'ambiente. Beh, vabbè, sì, io ho trucidato Goti, Ostrogoti, Visigoti, Galli e chiunque altro ha avuto la cattiva idea di mettersi di traverso contro la grande Roma. Je crois d'avoir svolté, non che trovi qualcun che mi dè sicurità e argentus. Ma l'hai trovato? Sono qua io, no? Io per te sarò un fratello. Ma cosa dico fratello? Sarò un padre. Ma quale padre? Un nonno. Il senatorino Appio fa sfoggio di bassa ironia. La cosa non mi sorprende. Trattasi pur sempre di piccolo romanetto dalla battuta facile. Comunque bando alle provocazioni. Io per te, mia dolce percalina, galla da sballo, sarò sicuramente un amante focoso. Signor giudice, lei parla un parlare un po' troppo, non lo so. E poi siamo in presenza di bambini per giunta minorenni. Beh, Seneca si è scavallato. E poi se può capire, dimostra il medesimo entusiasmo della creatura che ricevendo un giocattolo, un cavalluccio di Troia. Paragoni volgari. Omini, ammazza grazzaccia che siete. Ben detto. Ha ragione. Fate schifo. E Gallite! Silenzio! Ve dai la capoccia a tutte! Galline invasate! Stranzione, fai bravo, metti via il ferro. Calmo. Dai, calmo, dai. Oh, ma lei è militare e se sa come siete fatti. E vabbè, ma abbia rispetto della casa e delle circostanze. Siamo stati invitati alla festa, mica è la strage degli innocenti. Militare, va compreso. Che il militare sotto la tunica c'ha due balle che fa fatica a camminare. Ma che bella gente che frequenti. Avvocato, la Galla è un bel boccone, eh? Lo capisco. Un bel boccone da intenditore. Si abba una Pitagora, scese e metta pure lei, su. Signori, recuperiamo la pace. E a questo proposito sapete cosa vi ha preparato il buon Seneca? Un programmino che è il massimo della modernità. Si è introdotto il poeta Mughetto. Bravo Mughetto, bravo il poeta. Mi nomo Mughetto. Scusa, che c'entra un onomo? Mi nomo, mi chiamo. Sono poeta e Neptunus me genuit. Eh no, a Seneca, bisogna che questo parla normale. Mughetto, hai sentito? Sono di Nettuno, vicino Anzio. Ah, Nettuno, dove fanno una zuppa di pesce che dopo che l'hai mangiata vorresti far l'amore con le sirene. E voler dire che te faremo sta bella zuppa di pesce? Sì, ma le sirene non le trovo. Si potrebbe contentare delle ninfe, che mi pare ci siano ancora, negli acquicini, sotto il ponte Milvio. Mi perdoni, vecchio saggio, ma io ho inteso narrare di alcuni uomini fortunati che si sono giaciuti con le ninfe. È per caso anche lei uno di quelli? Quando anche fosse accaduto, non potrei dirlo. Io non posso rompere l'incantesimo divino. Secondo me è embriaco. Sono tutte stronzate. E ninfe, sirene. Ma di che? Io se ne vedo una, gli stacco la capoccia con la daga. Mollezze, fracicume, è veleno per i soldati. Mughetto,
Perdona la trasgressione, vai pure avanti. Io è come se avessi cominciato. L'accordo era che mi sarei esibito al tempo di una clessidra e da quando mi sedetti la polvere scivola lungo il pertugio. Hai capito, il poeta? I tuoi occhi sono belli, disse il mio amore, e m'ha lasciato. Già finita. Ovvio. Ovvio un bel tubo. Scusa, dine una più lunga, se no impugno il contratto. La poesia non si misura, io le faccio corte. Senta, scusi, signor poeta Musetto, ci potrebbe fare il lato B, un'altra bella poesia? D'amore. Non c'è nulla più dolce dell'amore. Quale dolcezza lo supera? Amaro è anche il miele. Io sono Mughetto, un piccolo usignolo delle muse. Non so che profumo abbiano le tue rose e che colore abbiano i tuoi fiori, fanciulla senza nome. Alessia, mi chiamo Alessia. Uè, ma è così generalistica la poesia ora detta o...? Mi è stata chiesta e l'ho fatta. Così, al volo! Fu quel volto di fanciulla a suggerirmi i versi. Passa il repertorio, che è meglio. No, senti, come ti chiami? Mi ricordo, vedi, io non so capace, no? Però ci avrebbe bisogno come di alcune parole a conce, le poter dire a Poppea, perché mi sta a smartire, mi sta a far diventare pazzo. No! Ascè, ma che te frega a te se il console vuol dedicare una poesia a Poppea? Beh, chissà, tutti a guardarmi. Io ho detto di no, perché mi pare che sto poeta si sta allargando. E prima Alessia, adesso Poppea. Oh, ma si è in ordinazioni. Ma che uno non può fare un omaggio a una bella donna? Anveri. Cerchiamo per favore di andare avanti a declamare, perché la clessidra corre. E beh, certo. E per la giustizia. Fate come vi pare. Ma state zitto. Un'altra volta, con una grande scure, m'ha colpito Eros, come uno spaccalegna. E ad allavarmi il sangue m'ha buttato in un torrente gonfio di tempesta. Bravo il poeta! Ha capito, signorina Poppea? Ho capito, ho capito. Ma che hai capito? Ha parlato di sangue, di torrenti, che hai capito? Parlava di passione. Posso dir pure una poesia? E fategliela di. Hai visto mai se ritroviamo un poeta dentro casa? Er barcarolo va controcorrente. E poi? Che finivo? Guarda che pure io le faccio corte. E pour moi, un petit poème? Si potrebbe rimediare se Mughetto non fosse tanto avido. Eh no, i patti sono patti. Potrei forse io dire una poesia come signorina Gallica. Tenimmo già così, anima cora. Sto desiderio e te me fa paura. Audace poema. Bravo nonno, che bei parole piene di sentimentazione, bravo. Salvatore, mi pare che ora stai esagerando. Certo, io mi riferivo alla poesia, mi riferivo. Siete Salvatore, sì. Io so che lei è un commerciante di grandi agenzie nazionali e internazionali. Sì, modestamente qualche conoscenza ce l'ho, sì, sì. Allora, si tratta di esaudire un desiderio del console Strazione. Ma più che un desiderio, è proprio un'urgenza. Un'urgenza? A casa Seneca ne approfitti? Che c'entro io? Ma ha capito? Io dico un'urgenza nel senso che io sto cercando la daga di Giulio Cesare, che è la sola cosa che mi manca nella mia collezione di armi. Pitagora, il console Strazione si esalta solo con l'arma antica. Ah, fa collezione di armi antiche? Io faccio collezione di farfalle antiche, pure io, sì, sì. Però io dovrei saperne di più, mi scusi. Allora io che ci sto a fare qua? Se mi dà un attimo, la relaziono. Ora, il fatto è questo, quando tutti si ricordiamo le tragiche idi di Marsa che scannarono Cesare, no? La vedova praticamente se ne fregò di tutto il corredo di armi del grande guerriero e buttò tutto lì in cantina, così, pure la daga. Dai, rimase per anni. Un bel giorno, un arciere scende in cantina, te vede sta daga, si intrippa e se ne impadronisce. Sto deficiente, manco esce, aperto a 7:30 con legionario. Sto legionario, mentre ritornava in caserma, che tra l'altro era sortito dall'alloggi militari senza permesso, te becca un cinturone che gli fa capire che praticamente si vuole che lui chiude un occhio e un po' d'indulgenza, vuole in cambio la daga. L'impresa mi sembra impossibile.
Aspetti! Non è finita. Ma di che? Ma di che? A un certo punto sto cento di uno, che era uno che proprio non c'era una briccola manco via, ma manco per piagne, che esce e fa cambio di sta daga con anfora di vino con un mercante, sto mercante, trova un napoletano che gli piaceva la daga e gli avvenne. Beh, da quando è nata finì in mano a quel napoletano, di sta daga si sono perse le tracce. Sembra un bel ingarbuglio, ma io che ci guadagnerei in tutto questo? Per Callina. Per Callina? E Virginì. Veramente? Quindi si sbrighi, trovi la daga. Ma come io lo devo dire che sto posto è mio? Ma chi te lo insidia? Lei è tutto il giorno piazzata in mezzo ai cavalli, la gente se smarisce, non sa più chi è il titolare della piazza. Ma dico, vesti e portamento non dovrebbero creare dubbi a chi che sia, no, guarda un po'. E invece sì, perché ho visto gli occhi miei che si è beccato pure in se stesso. Ma te l'ho subito ridato. E vabbè, ma io mica posso star agitato, eh. Senti, se mi fai sta qua te do 10 sesterzi, eh? 20. Vabbè, 20. Comunque mi pare tanto una causa persa. Come sarebbe a dire? Ma che segreto? Non ho capito il motivo della sua costante presenza in loco. Ma perché? Si capisce? E si capisce sì. Ma solo che sì, quando appare Poppea, lei si nasconde e mi sa tanto un po' succede niente. Insomma, io che devo fare? Che devo fare? Ma che deve fare? Ma io mi intendo dei cavalli e di poco altro. Oh, eccola. Oddio, vada. Non ce la faccio. Ma lei che se ne vuole a fare? Mi sta venendo mal di pancia. Devo correre a casa. Devo correre a fare. Bravo, bravo. E se sbrighi pure, eh? Caro console estrazione, con tutto il rispetto, lei mica può passare giornate nello studio mio. Vabbè, ma il fatto è che non so che fa, capito? E truppe devo tenere fuori porta secondo la legge di Roma. E poi lei mi dovrebbe comprendere perché a un certo punto Cupido mi ha puncicato. Capito, ma io faccio l'avvocato. Mica posso pensare alle puncicature di Cupido. E poi, scusi, Poppea è la mia segretaria. Io ci tengo, come lavoratrice intendo. Beh, ma io sono console, a un certo punto gli potrebbe pure dare un futuro. No, lei Poppea se la deve proprio dimenticare. Ma come? Gli ho sterminato battaglioni, ho sfornato armate, mo lei mi dice quello che devo da fa, a me. Lei a me mi deve lasciare in pace, console. Ma che me frega a me di lei? Io voglio Poppea. E se può fa? Andiamo, su, vediamo. Mo vedanna, se ne va. Ah, maleducato, stai a parlare con consoli. La rima non è importante, l'importante è il sentimento. Come quando un Mughetto compose versi per mia sorella. Esatto. Esatto, un paio di balle, esatto. Uè, ma che sentimento l'aveva espresso? Beh, non ci vuole tanto a capirlo. D'amore parlò. Questo significa che se a me mi piace una, gli dico una poesia, ho bello che risolto. Ma no, il poeta disdegna la concretezza dell'amore, ma ne esalta la spiritualità. Mettiamo per esempio, Luca, vieni. Mettiamo per esempio che Luca volesse omaggiare una femmina. Chi? Vabbè, diciamo la Concetta, va, perché lei... Diciamo Concetta, è piano con le parole. Hai capito, piano. Scusate, ma a me Concetta non mi ispira. Ecco, lo sapevo. Ma perché non attiro l'attenzione dei poeti? Innanzitutto Luca non è poeta, poi non c'ha l'età per intrigare una donna e terzo è mio fratello. Ma va meglio, dai, così è asettica. Sì, faccio una poesia asettica. Vabbè, senti, falla un po' come te pare, però sbrigate perché dopo tocca a noi, eh? E la lira? Dai, fai senza lira, dai. Dai, non sarai né il primo né l'ultimo, vai. Vai, vai. A volte tu mi appari la più bella di qualunque creatura sulla terra. E allora il mio cuore vola a te. Oh, ma è possibile che sti poeti ci devono sempre provare? Esatto, c'è il mare, il cielo, la luna, le stelle, invece no, sempre a battere sullo stesso chiodo, sempre sulle donne degli altri. Ma com'era? Era bellissima. Ringrazia che sei parente e non c'hai titoli e attributi, altrimenti a schifio finiva, eh? Senti, Caronte. Creonte. Ad ogni costo mi devi ritrovare la daga di Cesare. Sì, ho capito, però vedi, sono alcuni giorni che io non ho testa per alcunché. Sei innamorato, ma lo sa finire. Ancora, a posto sei, mo. Sì, bravo, però questa, lo sai, mi ha spezzato il cuore. Io la voglio, la voglio! Quando uno vuole una cosa, se la prende. Prendere, dare, avere, dare. Ma che dici? Volere. Ma non ti capisco. Poi come faccio? Io non mangio, non dormo. Ah, e quando la vedo, mi si smuovono qui, tutte le interiore. Che schifo, questo è amore di bassa lega. No, no, questo è potenza dell'emozione.
Perché non te curi? Comunque a me non me ne frega niente. Io voglio la daga. Sì, sì, d'accordo, lo sai che nel commercio delle armi antiche io mi muovo come un pesce. Nell'acqua. Bravo, nell'acqua. Senti, comunque, non deve sapere niente nessuno e io mi devo prendere tutti i meriti. Ma d'accordo, d'accordo. Però scusa, a me, che me ne viene? Che domanda stupida che mi fai, Ceronte? Creonte. Creonte. I sesterzi. A sesterzi? E, scusa, a te sei lecito, eh? Io mi prendo una cosa che voglio. Col grasso di montone vengono meglio? Salvatore dice che è meglio l'olio di gomito, ma a me mi pare più faticoso. E te credo, col grasso invece lo straccio scivola, la mano corre e l'argento ti sbrilluccica di più. Vuole noleggiare anche il poeta Mughetto. Ah, ma allora è proprio una festa in grande stile. Sì, sì, tuo donno ci tiene molto. Il console Strazione lo onora della sua amicizia e verrà anche il giudice Seneca. Ah, e beh, ci toccherà pure a noi a farla una festa, sennò sai che furore ci famo con tutta Roma che conta. E anche per voi verrà il poeta? E te credo, senza poeta fai una figura da pitocchioso ormai. Sì, però troppo si fa pagare. E lo so, costa così. Ma guarda che Mughetto è pure di gentile aspetto. Allora, siamo andati all'Accademia e non c'era. Però un collega suo ci ha detto ondo abita e domani ci passiamo, sta di fronte al bar di Cencio. E speriamo che lo trovate. Se no, altrimenti ci sarebbe un certo Decubito che è pure un bravo poeta. No, quello fa tutto il repertorio romanesco che è pure volgare. No, no, che c'entra? Qua ci vuole Mughetto. Io sono d'accordo. Acca, nessuno è fesso. Chi siete? Che volete? Chi cercate? I gemelli Cucurullo. I gemelli non sono fritelle, ma li sono molto, molto ricercati. La taglia soltanto ci manca e poi si fa presto a dire i gemelli Cucurullo. Va bene, allora come devo dire? Voi siete amico o siete un nemico? Mi chiamo Creonte, faccio l'antiquario. Antiquario? Proprio antica, antica, antico? Antiquario! E allora ficcatevi dentro. Potete trasire. Oh, un ragù come lo fa pica nemmeno sull'Olimpo. Cala, cala. Scendi dall'Olimpo, non esagerare. Due bracciolo su, ragù. Due die, lo tiene sul focolare. Due die. Volete favorire? No, no, io sono qui per affari. Ma che tenete? Aria curiosa, sembrate un po' mischiata morto, po'. Sì, ma questa è un'altra questione, non vi. Allora parlate, come serve? Dunque, un facoltoso collezionista vorrebbe mettere le mani sulla daga di Giulio Cesare. La Licca Sapone Cesare? No, la daga. La daga, quanto è corta, così si chiama, Licca Sapone. Che le mille giri ha fatto, ma si può sempre trovare. Sì, ma qui la cosa è urgente. Ah! Ci sono di mezzo sesterzi e donne. Sesterzi, donne, sempre a ballare. Vabbè, mo facimmi girare la voce, poi la daga di Cesare apparirà, non vi preoccupate. Ma deve essere propriamente quella. Non c'è dubbio, Ma chissà com'è fatta la daga di Cesare. Già, anche questo è vero. Vabbè, fate conto che entro pochi giorni vi ritrovate proprio la daga di Cesare in mano, proprio originale. Vabbè, che c'è? Mi vedo un po' afflitto, che è successo? Che deve essere? Innamorata, lei neanche lo sa. E allora, regali, le solite cose. No, 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 con i regali io ho finito, ho chiuso. Però la voglio, la voglio. Beh, uno quando vuole una cosa se la prende. È già la seconda volta che oggi mi sento dire questa frase. Ma che uno si può prendere una persona così, dico, come se fosse un'anfora? Se può fare, se può fare, se può fare. Giove, Mercurio, Nettuno e poi tutti gli altri. Voi dite, si può fare. La stimata azienda Gemelli Cucurullo fanno tutte quelle che dicono. Per questo noi parliamo poco. Voi indicateci dove l'anfora. L'anfora. E noi ve la facciamo trovare. A domicilio. Dico, ma quanto mi costa? Al lume di naso. Tanto. Ci sto. Tanti maledetti e subito. Senti, Caronte. Creonte. Posso stare tranquillo? Tranquillissimo, tranquillissimo. Ho già trovato la strada. Non ti nascondo però che mi hanno chiesto una fortuna. Quanto costa? 2000 sesterzi d'oro. 2000 sesterzi? Allora che faccio io? Vado avanti? Sono tanti, però io non mi posso tirare indietro. Senti, scusa, aspetta, Gerti, scusa. Ah, scusa, sì, sì, sì. Ave.
Ma quello è matto. No, gli è il Creonte, l'antiquario. Gli aveva avuto un malessere, guarda. Poppea, bella del zio. Non mi potevo fare calo meglio a venire a sto bar. Lasciamo stare le parentele, ma per quale motivo sono stata invitata? Per alleviare le pene d'amore di questo eroico soldato. Da quando t'ho incontrata, mi sembra come se la cavalleria Unna mi fosse passata tutta sopra, capito? Vedo che è già in gentile compagnia. Ma con tutto rispetto, troppe sono le differenze che mi distinguono dalla signorina. Una sola, ma determinante. E quale per Giunone? Ma niente, è un particolare di scarsissima importanza. Ah sì? Perché Allina è vergine. Quella vergine? Beh, non è un malanno. Che v'avevo detto io? Non portiamo per Calina che sennò Poppea si storcia, che v'avevo detto? Sono stato io a invitarla. No, no, altro momento. Lei non ha invitato proprio nessuno. Ci siamo dimenticati di quell'affaruccio? No, 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 un momento, per giovane, no, l'affare se fa, ma Poppea, te ne prego, lenisci le ferite che insanguinano il cuore di questo soldato, lenisci. Lenisco? No, guardi, io prendo solo una consumazione e poi torno sul posto di lavoro. Quel maledetto avvocato Appio, ossessivo, possessivo, geloso, io lo stronco! Questi non dovrebbero essere nemmeno affari miei. E di chi allora? Tuoi. Alessia è fidanzata con te. Sì, ho capito, ma è anche sua figlia, eh? Sei mai visto un padre pedinare la figlia per vedere se tradisce il fidanzato? Allora è vero. Che? Che mi tradisce. Ma che ne so io? A me mi risulta che stanno a cercare il poeta per la festa di Pitagora. Ho capito, ma con tutti i poeti che ci sono, proprio quel mughetto lì? Oh, ma io che te devo dire? Se Pitagora vuole mughetto, gli trovassero mughetto. Poi non vedi che c'è pure Concetta? Complice. Senti, fiolo mio, eh? Io capisco che sei giovane, però liberati dalla gelosia. La gelosia è una brutta bestia. Eccole qua, sono entrate. Andiamo al bar, va. Una coppa di Falerno e vedrai che il cervello te si rimette a girare nel verso giusto. Ma sì, affogherò ira e risentimenti nel vino. Ma non vale la pena, dai retta a me. L'uomo è uomo. E come ti ho detto, non si può far travolgere dalla gelosia, che oltretutto è un sentimento plebeo. Calma, calma. Amici d'ignoto, a monumento equestre, io te stacco la corazza e te mangio il cuore! Questo è un fil se dopo non passa ai cani, ve l'ho detto, eh. Signori, calma, rientriamo nelle giuste misure. Questo è un locale pubblico. È a modino, perché chi rompe paga qui dentro. Te, proprio te me fai questo. Te confondi con militare di terza categoria. Ma manca vista, so console. De provincia. De provincia, oh. De provincia. Cesarino, avvocato, io passavo di qui per caso. E io ce devo credere? Oh, l'avvocato ha fatto una domanda, volete rispondere? Effettivamente fui io a invitare la Poppea. Lelù! Seneca, mi faccio specie di te. Un giudice ridotto al rango di ruffiano. Vai, Cesarino, calma quei titoli per piacere, eh? Io la capirei, tutta questa furia, se Poppea ti fosse amante. Ti è amante? No. Ma che poeta! Oh. Vieni qua che ti strappo la lingua, te la faccio ingoiare, te la faccio! T'ammazzo! Oh. Ma insomma, Marco! Cos'è tutta questa rabbia contro il povero mughetto? È ciò che vorrei conoscere anch'io. Ah, non litigare, ora vi spiego io nel 4-8. Allora, domani sera c'è una festa a casa mia, la quale mia figlia Concetta e Alessia sono andate a prenotare il poeta. Così domani, durante il convivio, si schiarificano gli equivoci, va bene? Ferma, non litigate! Questi tutto il giorno che stanno qua. Dobbiamo vederla prima per non fare errori. Bravo, bravo, giusto, giustissimo. Una volta che la vimme è venuta, quella è cosa nostra. No, momento, mia. È logico, no? Che c'è? Che tenete? Vi sentite poco bene? Diciamo, un lieve malessere, ecco. Ma poi passa. Dunque, ragazzi, l'avete vista bene? Bene, benissimo. Ma che bella femmina. E la daga? La daga? Se parla la daga, chi le sta a buio? Ma chi hai capito? Io dico la daga, la spada di Cesare. Ah, le cose ha fatto. E per la signorina quando pensate di agire? Questa è cosa nostra. Quando abbiamo l'anfora sarete avvertiti. Ah, mi raccomando, niente violenza. Violenza? Che è sta la parola ignota ai gemelli? Cucurullo. Perché non vi garbi il nostro nome? No, no.
Per carità, l'ho detto io al posto vostro. Lo dite sempre voi. E chi lo deve dire? Vi chiamate cucurullo voi? No, no. E allora? Vabbè, vabbè, lasciamo perdere, oh, andiamo su. Voi tre, aria, eh? E qui c'è il lavoro per i barbari, eh? E di sofferenza il cuore si riempì. Allorché tu, dea d'amore e di oniriche passioni, crudele, dichiarasti che ad un altro apparteneva. Precipitarono le stelle, nera si fece la luna e del sole i raggi persero calore. Ma io non smetterò di portar meco l'immagine tua, bella fanciulla. Finita? Sì. Questa sì che è bella lunga. Si è mangiato tutta la clessidra. Che palle, oh. Era meglio quando le faceva corte. Bella però, eh? Piena di buoni sentimenti. Tiè, guarda che aria tira. Carica d'allusioni, eh? Ha fatto caso? No, di la verità non è conseguito tanto. Mi sembrava un po' lunga. Ha fatto apposta, è furbo quel poeta lì, furbo come la lince. Guardi dove va e le sorride anche. Lei al mio posto cos'è che farebbe? Io? Niente. Ma come te lo devo spiegare che dentro a ste faccende non c'ho voglia, non posso e non me ne frega niente d'entrarci. Ma sai che vuol dire niente? Oh, buonasera, si trova bene lei qui? Senta, sentito dire che lei è ragazza, eh? Mi pare che si vede, no? Si vede. Chi mai un uomo la sfiorò, vero? Chi mai mano d'uomo la sfiorò? Già mai. Questa è una buona notizia. Da che giunsi a Roma? E prima? Su ciò che passò preferirei obliare. Vendo alla bellezza, all'amore. Ma molla il colpo, strazione. Togli un po' l'assedio a questa divina creatura, su. Oh, io ho tenuto a ferro a fuoco città, villaggi, villaggetti, paesi. Ma ti puoi immaginare se smetto adesso, dinanzi a Poppea, che m'attizza più di ogni profumo di polvere, di sudore, di sangue, di campi di battaglia? Quando si dice il tocco da leggerezza. Devi aver pazienza, Strazione c'ha il carattere così, è come un fiume in piena. Ma tutti i fiumi arrivano al mare e si disperdono. Vorrà dire che diventerò un laghetto, mi tranquillizzo e metto su famiglia. Via console, lei non la vedo con le ciabatte. Ma quali ciabatte? C'è un tempo per la guerra e un tempo per la pace. De tutte le stronzate questa vince Olimpiadi. Sor console, ci racconti qualche episodio di guerra? Ah, una volta inseguivo 10 visigoti. C'erano con me una ventitrina di guardie speciali da Falange. Beh, insomma, sti infami barbari se nascondono dentro un bosco. Io non m'arrendo e accetto subito l'invito alla guerriglia. No, chiamo i miei al seguito, seguitemi! E quelli tutti dietro. Io non è che li vedevo, però sentivo rumore sui fraschi del bosco. Allorché, che succede però? Sto bosco a un certo punto diventa una raduga. Io non sentivo più niente. Ma rivolto, e beh, oh, non c'era nessuno! Allora, ero solo io, circondato da tutti questi visigoti. A voglia chiamare Fanti Fedeli! Niente! Allora, mi sono dovuto raccomandare al Dio Marte. E sti visigodi a uno l'ho fatti a pezzi come uno spezzatino! Grondavo sangue! Il braccio quasi non ne faceva più a tenere il peso della naga! E allora? Allora che? Finita, basta, allora. Che gran coraggio! Chi? I Fanti? A me parve di sentire che i Fanti da solo lo lasciarono. E manca era stata la prima volta, c'era giù. E uno ci prova. Hai visto mai che gli va a finire bene? Ma che noia tutta sta violenza. Alla gente piace. Pare che nei racconti più sangue c'è, più piacciono. Qui sentiamo un po', te cosa c'è da raccontare? Io? Mille una cosa e ancora mille. Uè, ma come parla questo qui? Marco Mughetta è poeta. Bando alle guerre e alle feratezze. In questi giorni io e il mio giovane amico Luca Appio abbiamo inventato questo strumento, la chitarra. È un nuovo ballo, il mambus, e mambus latino. Lo possono ballare tutti, eh? Pacizi, plebei e schiavi. Yeah. Hey. Yeah! Mambus! Thank you.
gagliardo sto ballo. Tantinello provocatorio, eh? Vero, eh? Troppe smorfie, troppe angheggiamenti. Però, guardate a Salvatore, è stupendo! Come si muove bene! Io ammazzerebbe. Chi, il poeta? Ah, ma posso dire una parola che te fiondi dietro? Ma e chi allora? Ma chi che? Chi ammazzerebbe? So cazzi mia, va bene. Allora, la daga di Cesare c'è o non c'è? Oh, faccio lo sconto alla signora, più bello, capito? La daga di Cesare c'è, parola di Creonte. Però è come se non ci fosse, se le 2000, i 2000, 2000 sesterzi d'oro. Senta, signor Caronte. Creonte. Io i sesterzi glieli do quando io avrò la daga in mano, va bene? Sì, ma anche il fornitore dice la stessa cosa. Io la daga la do quando avrò i sesterzi in mano. E allora come si fa? Entriamo in un circo vizioso così. Comunque, un'idea ce l'avrei io. Ah sì? E allora la dica. Anticipi lei. Ah, no, non se ne parla nemmeno. Io poi, figuriamoci, a livello economico sono impegnatissimo. Allora, se va a fare un prestito? Come? Io mi faccio fare un prestito per comprare della merce che serve a lei. Ma che ride? Tra mercanti queste cose si fanno. Sì, ma io non le faccio. Va bene, allora risolverò in altro modo. Beh, faccia un po' come crede e poi sa che le dico. A me di questa daga non me ne frega nemmeno niente. Va bene, ecco. Signor Carogna, annulli tutto. Annullo. Allora me ne vado. Sì, se ne vada. Dimmi te, se un cuore di padre deve sopportare di vedere suo figlio ridotto così. Vabbè, ma so pene d'amore, che ce lo fanno? Pene d'amore, dici? Io dovrò parlare con l'avvocato Cesare Appio. Sì, perché lui, in quanto padre di Alessia, deve assumersi la responsabilità di questo stato di cose. Comunque, a quell'infame dell'avvocato Appio, stasera non scherzuccio, glielo faccio io. Ah, sì? No. In che senso? In che senso? Ho dato un appuntamento a Poppea. La conduco fuori porta, gli faccio vedere le truppe, i macchinari da guerra, accampamenti. So cose che fanno un pressione. Gioco forza, poi la condurrò nella mia tenda. Grande! Sei forte, Strazione! Ciuso. Vuoi che t'accompagno? No, Cesare. Questa sera vado a cena con le mie amiche. E dove andate a cena? Al Matricianus. Campane, che io sono pure capace di venire a controllare. Mo vieni pure, mo ricordi che se lo fai con me hai chiuso. Che intendi dire, Poppy? Intendo dire che sono stufa di essere trattata come una cortigiana. In fondo mi merito un po' della tua fiducia. Sto spendendo gli anni più belli della mia vita per il nostro impossibile amore. Che cosa sono io per te? Tutto sei, Poppy mia. Ma... Cosa vuol dire ma? Ma che cioffa mia, Poppy, ancora te ne sei accorta? Cosa vuol dire? Io rispetto la tua famiglia e tu rispetta me. Vabbè, non posso darti torto, anche se non è che mi convinca molto. Comunque, vatta a divertire, va? E mi raccomando, non te sbaglia. Come potrei? Allora, a domani! A domani! Avvocato, risordi, oh! Tu guarda questa, ancora non arriva! Ma te rendi conto? Che c'ha da guardare? Che prendi in giro? Ma dimmi te, ne è venuta? Ma è peggio per lei! Ma che te credi che finisce così? Ma loro non mi conosce a me! Ma io ti armo un casino che finisco sui libri della storia! Avvocato Appio, se crede di tenere controllo di tutti i sentimenti ondivaghi che attraversano i sentieri della città, beh, se sbaglia. Lei? Tu. Sono là. Chi? E chi? Guarda anche lei. Vedo. E io che ci posso fa? Cosa faccio adesso? Entro e faccio una strage? Ma lascia perdere, ma quale strage? Fai finta di niente e tornatene a casa. Troppo facile. Piuttosto lei, cos'è che ci fa qui sotto il livello finestra? Oh, ma saranno affari miei. Anzi, scusa un attimo, che ero venuto da uno sguardo un po' più approfondito, diciamo panoramico. Chi? Oh, su affari miei. Piuttosto andiamo, te porto a casa che devo scambiare due parole con tuo padre. E Alessia? E con Alessia ci parli domani. Se entri adesso ci fai solo una brutta figura. Su, andiamo.
Ha ragione, mi scopro liberamente al nemico. Ma io quel poeta lì lo voglio vedere morto, lo voglio vedere. Allargiamo su. Pitagora, la sua invadenza rasenta l'esproprio degli spazi altrui. Ma perché dici così, signor giudice? Io sono venuto qui per gallina, per controllare che tutto era in ordine. E la daga? C'è, non c'è. Come se ci fosse. Che cazzo me ne frega, mi dà la daga. Quella mi ha dato Buca. Mi ha dato Buca. Oppure è stato lui. Appio! È maleducato questo. Ma perché lei parla così strano? Parla strano lui, eh? Astrazione, ma che tu dici? Oh, ma che te metti pure a parlare? Ma te stai zitta, ricordate che sei una schiava per gallina. Oh, un modo di temmene con la signorina, eh? Che a me mi possono venire pure i 50 minuti, eh? Mi bolle il sangue a me. Oh, sì? Allora se ci aggiungo pure il mio, andiamo a fuoco! T'ho riportato tuo figlio e mi devi riconoscenza che questo prima o poi combina qualche fregnaccia. Eccolo, erboglione! Con chi ce l'hai? Con te! Dame, sta andando nascosta! Ma di chi stai a parlare? Appio, se mio figlio vive questo travaglio, in fondo è anche colpa della tua figlioletta. La colpa è del poeta che l'ha plagiata. Ma dove l'avrebbe nascosta l'avvocato? Ma no, era al Matricianus. Dove sta? Armatricianus. E beh, perché impostare Armatricianus? Beh, ma allora mi stai aspetta a me. No, era col poeta. Cocchi, con Mughetto. Ma a quello gli taglio tutto, la lingua e tutto il resto. Ma, sciurtrazione, cos'è che gliene frega lei? Cosa sarebbe a dire che mi frega? Quando dai un appuntamento, poi ci devi andare. Ah, vedi? Me faccio specie di te, che gli potresti essere nonno. Ha parlato l'Efebo. Efebo! Astrazione, tu sarai anche un guerriero selvaggio e pieno d'impeto. Però rivolgere le tue attenzioni su quella giovane creatura non ti fa onore. Beh, ne esageriamo, questa giovane creatura. Io piuttosto ci vedo qualcosa di poco chiaro, poco chiaro. E mo me ne vado perché sennò si me girano. Sono dolori, sono dolori! Ancora stai qua? Va. Ma non finisce qui! Vado! Vai, sei sempre qua, stai. E Salvatore che fa? Vieni. Sì. Fare la migliore cosa, in due le bugiardine vengono meglio. Ave Serica! Arrivederci! Mamma mia, mi è passato un guaio, che senza me non ha pigliato, mi va a sparire. Questa è una femmina picciosa, non sa quello che vuole, è piena di pretese. È piena di pretese, è una bella donna. Ma allora questo latte d'asina arriva o non arriva? Ecco, per Poppea è l'ora della poppata, la sentite? Ah, sentim. No, io a questo glielo vado a spiegare. Che gli va a dire? Che è una rapita, che non tiene diritti, casomai tiene solamente doveri e che non c'ha da scassare. Zitto, che cosa sono queste parole? Vabbè, era tanto per rendere un po' il pensiero. Io ci vado a conferire. Allora ci vado io. Ma veramente l'avevo detto prima io. Goccia le donne, sempre a mettere zizzania fra due fratelli. Vabbè, ci andiamo assieme, va bene? Ma buchiamo. I cappucci, non vi scordate i cappucci. I servizi sono pessimi, il letto fa schifo e la stanza è fredda. Io mi sono stufata. Oh. Voi dovete capire che non siete una donna libera. Ah no? E chi sarei? Voi siete una rapita. Noi con ma mamma che diciamo deve spiegarsi, ma due guagliune malavita. Sì, malavita e malavita. Voi due siete due imbecilli. Poi con questi due cappucci qua siete ancora penosi. Penosi? Perché penosi? Noi questi cappucci ce l'abbiamo per un domani. Ponete che ci incontriamo, voi che dite? Quelli là sono i miei rapitori, non sta bene? E chi sarebbe il mandante? Questo non ve lo possiamo spiegare. È un uomo molto ricco che si è invaghito di voi. Ma voglio dire, ma non poteva presentarsi lui stesso a dirmelo? Perlomeno essendo ricco l'avrei anche ascoltato. Ma io non dico strana, coi femmine proprio non tiene genio. Per Giove, un mostro. Nu poco. Ma non mostro perché è cattivo. Mostro perché è brutto con una chiavaca. Ah no, se è brutto no, basta, è brutti, basta. Noi vi consegniamo, intaschiamo quelle che ci aspetta e poi chi se ne fotte, ve la vedete voi. Ma non vi vergognate? Veramente no. Questa è una causa per incolpazione promossa dal console Strazione contro Cesare Appio. Data la delicatezza della materia, si dibatterà a porte chiuse. Ma c'è? Ma se voi sapete che t'accusano? Il console dice che sono stato io a fare a Pippoppea. E che motivi ci avresti avuto? E ce lo sai te? No. La signora Appio è pregata di lasciare l'aula. Ma che me ne devo andare? Sì, ma attenda fuori perché sarà chiamata a testimoniare. Il console Estrazione terrà la pubblica accusa avendone diritto, mentre l'avvocato Cesare Appio terrà la sua difesa avendone pure lui il diritto. Strazione, parli! Poppea è sparita
o no? Beh, mi risponde nessuno. Ma non c'è risposta. Purtroppo ci è tristemente noto. Ah, Seneca, voi bisogna che abbia o fate risponde. Sennò che faccio? Parlo da solo con i matti. E chieda pure, io rispondo. Poppè è sparita? Sì. Quanti giorni so? 3 giorni. Sì, 3 giorni. E perché è sparita? Questo mi piacerebbe saperlo pure a me. Cesare Appio ha fatto sparire la signorina Poppea per gelosia. Ottimo giudice. Posso prendere la parola? Dica. Amato. La vuoi nascosta? Ma se può pensare pure di peggio. Magari l'ha scannata e ha occultato il di lei cadavere. Ha capito come giudice? Ah, Seneca, questo c'ha le pigne nel cervello. Mi chiami giudice lei? Che fai, provi? Ottimo giudice. Il console Strazione è forse omo d'azione, ma quanto all'esercizio del diritto lascia tragicamente a desiderare. Conosco il meccanismo delle cause di incolpazione. L'accusa deve quantomeno accertare il presupposto. C'è l'astrazione il presupposto? Dotta sottolineatura. Lei, console, ce l'ha il presupposto? Ma che è sto presupposto? Il motivo che mi avrebbe spinto a commettere reato. Ha recepito, Strazione? Ma ve l'ho detto, no? Motivi abietti. Appio, c'è un'amicizia intima con Poppea. Vista la insidiata dalla concorrenza che a un certo punto, non lo nascondo, ecco, mossa da feroce gelosia, ha messo in atto il reato. Ma questo vorrebbe dire che Poppè è l'amante mia. E questo è tutto da dimostrare, ottimo giudice. Appio, Appio! Eh no, Lei è in pieno conflitto di interessi, perché mi onora della sua amicizia nella vita privata e, come si dice, sa tutti i cazzi miei. Sono pronto a rassicurarla, caro Appio, perché dovrà essere provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che Poppea è la sua amante. E come si fa? E come si fa? Che testimonianza, come si fa? E si può fare? Certo che si può fare. Chiamo a testimoniare Pitagora Salvatore. Assenti, mi dicono momentaneamente. Che devo fare? Allora chiamo Pitagora, Pitagora. C'è. Lei come si chiama? Mi chiamo Pitagora, Pitagora. Pitagora, lei è al corrente di una relazione esistente tra Cesare Appio e la signorina Poppea? Beh, sarebbe come se mi domandassero, è vero che Romolo è figlio al dio Marte e a Rea Silvia? Ma che sta dicendo? Pitagora, sia più chiaro. Ma tutti dicono che Marte sedusse Rea Silvia, ma c'è qualcuno che l'ha visto? C'è? No. No, vabbè, ma questo non si capisce niente. A parte che a me non mi hanno messa bene, ho già capito per certi bizantinismi che proprio non... Ma te che perché se sta a cominciare a parlare della Fondazione di Roma? Ma non finiremo, si è esplicitato. Qui bisogna parlare da adesso! Io te devo dire che posso saperlo e posso non saperlo. E allora la domanda risponde no, non mi risulta. 1-0. Beh, non sarebbero fatti miei, ma... L'avvocato per Poppea un po' ci pende. Ma è l'amante o no? E che devo dire? La verità. Avvocato. E che devi dire? La verità. Sì, sono amanti. L'ho sempre saputo. Libor. Ma che ci hai visto qualche volta promiscui? E che vuol dire promiscui? In piena libidine. Uno sopra l'altra? Bravo, Sì, una volta in cucina. Ma che sei matta, sei matta. 1-1 e vai! No, 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 non ce la faccio! Non ce la faccio! Sui denari li caccio uguale! A proposito, caccia! Sì, sì, ce li ho qua. Ecco, voi mi lasciate e io vedo. Lascialo, ecco, sfuscire. Ecco, sentite, facciamo una cosa. Voi la tenete ancora qualche giorno, poi io mi faccio coraggio e quando sono pronto vengo a prendermela. Amico, questa è una casa, non è una pensione. Te la devi prendere adesso. Che è tutto sto casino? Niente caldo a essere, chi lo scemero spasimando vostro che non tiene cuore e vi vedete. Ah, è lui, fa
Fatemelo vedere sto cretino, voglio proprio vederlo. Ma sentite, Creo. Io ho sentito per Giove, fatemi andare via, fatemi andare via. Busso! Chi è? Mi vengo da Salvatore, l'amico degli amici, aprite. E mo che facciamo? Aprimo. E chi sta? Chi sta? Casta! Sì. È ovvero Casta, è per affari, eh? Ah, sì, per affari, certo, per affari. Baciamo le mani! No, non baciamo niente che c'ho più. E tu che fai qui? Ah, per affari. Scusate, gemello, vi ha parlato della daga di Cesare? Ce ne parlò, ce ne parlò. Sì, ma non ne facciamo niente. No, a me mi serve. Pitagora, Caterin, ma pure lo scudo d'Achille. Ecco. Minchia? Minchia. Poppea. Salvatore. Questo schifosissimo schifoso deve pagare per il misfatto. Meno male che noi siamo gente d'onore e ci sappiamo regolare. Allora, questa daga me la porto io, giusto? Il schifoso qui presente deve lasciare i sesterzi ai gemelli. Poppea viene con me e non è successo niente. Ho inteso, Creo. Ho inteso, ho inteso. Lo voglio vedere in faccia quel verme schifoso, lurido maiale. Fedente e porco, giusto dice lei, però non è possibile perché le regole vanno rispettate. Geloso, mi è sembrato geloso. Ma che sei scemo? Ma hai fatto due palle così col poeta e mo io sarei quello geloso. Ma il poeta voleva risalire a me in realtà, servendosi come cavallo di Troia dell'ingenua Alessia. Queste storie non hanno nessuna attinenza. Sarà, ma a me Cesare Appio mi pare proprio combinato male forte. Le conclusioni le tiro solo io. Non potrei escludere, ma è meglio che lo escludo. Ma se è vero che mio marito è l'amante di Poppea, se non te mette in croce al tribunale, te ce inchiodo io. Il giudizio della moglie non può essere considerato, anche perché praticamente non è al corrente dei fatti, diciamo così, no? Che vuol dire sto console? Che mi sei parente, non puoi testimoniare. Accolgo l'obiezione del console Strazione. E allora, visto e considerato che il presupposto è stato accertato, allora io attacco la ringa. Poppea tornò. Poppea! 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 Avvocato, lei certe regole non le conosce e non mi chieda come, quando e perché, perché non glielo posso dire. Però sappia che Poppea è innocente. Meglio così. Adesso che pure lei si è fatto l'amante, se ne accorgerà com'è difficile dividere i propri sentimenti. L'ho capito così bene che io a Percallina la rimando in Gallia. Mi tolga una curiosità. Quanto le è costata la daga di Cesare? La daga? Falsa. Percallina? Pure. Augustus erat Gallia divisa in parte stress, Poppi, Poppi, pulcherrima dea, lei era la dea Poppea. Traffico, sfighe, armi, lettighe, notti, sprave e barbare. Ave Cleopatra, quo vadis you? Hello Benur, hello Benur. SPQR toga, SPQR body, SPQR toga. Rappus, l'impero adesso vuole solo Rappus, col cellulare in biga tutto Rappus, madrone in minigonna fanno Rappus, si balla coi calzari questo Rappus, su radio marmo 100 miglia Rappus, e l'uomo ragno mitico fa Rappus, l'imperatore schiavo del suo Rappus, Rappus! SPQR, droga, SPQR!